come stavo dicendo, noi ci stiamo occupando di questi, vedo che stiamo accorciando il problema relativamente all'ipotesi di moto isoentropico. Vedrete che buona parte dei risultati che otterremo valgono per il moto isoentropico, quindi nel caso di un sistema nel quale ci siano resistenze trascurabili, come appunto il caso dei suggeri nei quali abbiamo tronchi di piccola lunghezza, e inoltre nei quali trascureremo anche le variazioni di energia potenziale, e anche qua vale lo stesso discorso degli ugelli, tratti corti, piccole variazioni di quota e quant'altro. Bene, nel caso di un moto isoentropico, ricordiamoci un attimo come potevamo calcolare la temperatura di ristagno che abbiamo definito la volta scorsa. Abbiamo detto che la temperatura di ristagno T con T è pari alla temperatura che abbiamo più quella quantità che abbiamo chiamato temperatura dinamica, che era pari al rapporto fra V quadro e due volte il calore specifico a pressione costante. Da questa relazione, dividendo per T la temperatura, possiamo immediatamente ricavare una relazione che ci dà il rapporto fra la temperatura di ristagno e la temperatura attuale. T con T su T è uguale a 1 più V al quadrato fratto 2 volte Cp per T. Chiamiamoci la relazione 11, anzi relazione 12, per continuare la relazione che ho introdotto prima. Ora vi prometto che è l'ultima manipolazione che facciamo oggi. Per un gas perfetto abbiamo detto che va ovviamente l'equazione di stato dei gas perfetti, P è uguale a ρ per R per T, essendo P la pressione, ρ la densità, R grande la costante di stato dei gas perfetti e T al solito la temperatura termodinamica. Ora, l'entalpia per definizione è la somma dell'energia interna più l'energia di pressione P su ρ. Se adesso introduciamo l'equazione di stato dei gas perfetti dentro la definizione dell'entalpia, possiamo scrivere che H è uguale a E con I più ρ RT diviso ρ. Ci siamo? Cioè E con I più RT. Il significato fisico di questa espressione, al di là della manipolazione, è semplice. L'entalpia, allora, in un gas perfetto pressione e temperatura sono intimamente legate, no? O dico pressione, se assegno la pressione immediatamente la temperatura e viceversa. Pressione e temperatura sono legate in maniera univoca praticamente. Da cosa? Dall'equazione di stato. Da quell'equazione di stato. E pertanto l'entalpia si può scrivere come la somma dell'energia interna più l'energia di pressione. L'energia di pressione si può scrivere o come la sua definizione, ma anche come funziona la temperatura direttamente, come RT. Proprio questo legame univoco che esiste tra pressione e temperatura. Ora, a questo punto, differenziamo questa relazione che abbiamo appena ricavato. Differenziamo questa relazione e abbiamo dH è uguale a d energia interna più R di temperatura. Ovviamente R è una costante, no? Ok. Qui la variazione di entalpia è la somma di una variazione di energia interna e di questa variazione che dipende dalla variazione di temperatura. Ora, sempre per un gas perfetto, noi sappiamo che la variazione di energia interna si può scrivere come il calore specifico a volume costante moltiplicato la variazione di temperatura, mentre la variazione di entalpia si può scrivere come il calore specifico a pressione costante per la variazione di temperatura. Ok?
queste due relazioni, vi ricordo, valgono esclusivamente per un gas perfetto. Per un gas perfetto, la variazione di entalpia si scrive con il valore specifico a pressione costante per la variazione di temperatura, la variazione di energia interna si scrive con il valore specifico a volume costante per la variazione di temperatura. Allora, prendiamo queste due relazioni e andiamo a sostituire in questa. Al posto di TH scrivo calore specifico a pressione costante per dT è uguale a calore specifico a volume costante per dT più RdT. Ovviamente il risultato che ottengo è indipendente dalla variazione di temperatura. Attenzione, questo risultato vale solo per il gas perfetto. Il risultato che ottengo è che il calore specifico a pressione costante è uguale al calore specifico a volume costante più la costante di stato dei gas perfetti, che mi dice anche che la costante di stato dei gas perfetti è pari alla differenza tra i calori specifici a pressione e volume costante, no? Cosa che mi dice anche che il calore specifico a pressione costante è sempre maggiore al calore specifico a volume costante, eccetera, eccetera, insomma, che mi dà tutta una serie di informazioni su questo fatto. Ora, dividendo per il calore specifico a volume costante, posso scrivere Cp su Cv meno 1 è uguale a R su Cv. Che si può scrivere anche come K-1, la K-1, no? Il rapporto tra i valori specifici è uguale a R diviso Cv. Cosa che mi consente di esprimere finalmente i valori specifici in funzione della costante di stato. In particolare, da questa ricavo che il calore specifico a volume costante si scrive come R diviso K-1 e il calore specifico a pressione costante a questo punto è uguale al calore specifico a volume costante più R, cioè a K per R diviso K-1. Chiamiamole relazione 13 e 14, sempre per continuare la numerazione. Ok? Quindi, che cosa ho fatto? Introducendo quella che è l'equazione di stato dei gas perfetti, le relazioni valide per i gas perfetti, sono sostanzialmente andato a partire dalla definizione di entalpia, a ricavare quello che è il legame tra i calori specifici a pressione e volume costante e la costante di stato dei gas perfetti. Alla fine sono andato a esprimere i calori specifici in funzione della costante di stato dei gas perfetti e di quella quantità K che al solito rappresenta il rapporto tra i calori specifici, no? Ma che poi, appunto, come sappiamo, è caratteristica di specifici processi e di specifici gas. Poi lo rivediamo un attimo questo fatto. Bene, a questo punto, io posso andare a sostituire l'espressione calore specifico a pressione costante dentro questa relazione 12 che avevo appena ricavato. Un po' di spazio e andiamo a fare. Quindi, nella relazione 12 io ho T con T, temperatura di stagno su temperatura, è uguale a 1 più V al quadrato diviso 2 volte Cp per la temperatura. Quindi è uguale a 1 più V al quadrato diviso 2 volte la temperatura. Al posto di C con P posso scrivere Kr diviso K-1.
che mi porta quindi a ricavare 1 più V al quadrato che moltiplica K meno 1 diviso 2 T KR. Ok? Ora, ricordandoci che per un gas perfetto vale C uguale a KRT, no? La radice di KRT. Ovviamente questa quantità è C al quadrato, è la cellula di propagazione delle perturbazioni al quadrato, la luce del sole al quadrato. Allora, vediamo un attimo che cosa otteniamo. Otteniamo 1 più V al quadrato K meno 1 diviso 2 C al quadrato. E chiaramente V al quadrato fatto C al quadrato è il numero di Mach. Per cui ottengo 1 più K meno 1 mezzi numero di Mach al quadrato. Ok? Andiamo a descriverci questa relazione. Il rapporto tra la temperatura di ristagno e la temperatura che ho è pari a 1 più K meno 1 mezzi numero di Mach al quadrato. Ok? Che mi consente pertanto di esprimere il rapporto fra la temperatura di ristagno, ma fra un attimo, fra le grandezze di ristagno e le grandezze che ho attualmente in funzione del numero di Mach. Questo perché una volta che ho espresso la temperatura di ristagno, posso esprimere anche la pressione di ristagno e la densità di ristagno. Infatti vi ricordo che, come abbiamo visto nella lezione scorsa, il rapporto tra la pressione di ristagno e la pressione attuale si esprime attraverso il rapporto tra la temperatura di ristagno e la temperatura attuale elevato a K diviso K meno 1, che mi porta quindi a scrivere 1 più K meno 1 mezzi numero di Mach al quadrato elevato a K diviso K meno 1. E allo stesso modo possiamo ricavare il rapporto fra le densità di ristagno, rho t, fra la densità di ristagno e la densità attuale, che è pari al rapporto fra le temperature di ristagno e la temperatura attuale, elevato a 1 diviso K meno 1. Questi sono tutti i risultati che abbiamo ottenuto la volta scorsa, che mi porta quindi a dire che il rapporto fra la densità di ristagno e la densità attuale è pari a 1 più K meno 1 mezzi moltiplicato il numero di Mach al quadrato elevato a 1 diviso K meno 1. Ok? Che quindi mi consente di esprimere le grandezze attuali in funzione delle grandezze di ristagno a mezzo del numero di Mach. Ok? Ora definiamo stato critico quello corrispondente alle condizioni soniche, cioè quello corrispondente al numero di Mach pari ad 1. E andiamo.
detto, definiamo stato critico quello corrispondente a un numero di Mach pari a 1. Definiamo rapporti critici, i rapporti fra le grandezze allo stato critico e le grandezze di ristagno. Ok? Le grandezze allo stato critico le indicheremo con un apice star, quindi avremo la richiameremo temperatura critica, pressione critica e densità critica. Ok? Queste sono le grandezze che corrispondono a un numero di Mach pari a 1. Ok? Bene, a questo punto, definite queste grandezze, definite queste grandezze corrispondenti allo stato critico, definite grandezze critiche, siamo in grado di calcolare quelli che chiameremo rapporti critici, cioè i rapporti fra queste grandezze allo stato critico e le grandezze di ristagno. Il rapporto critico della temperatura, rapporto fra la temperatura allo stato critico e la temperatura di ristagno, si ottiene pertanto dalla prima di queste relazioni ponendo Mach uguale a 1. Ponendo Mach uguale a 1 si è immediatamente, tenete conto di quello, posso solo in questo, 2 diviso K più 1. La parentesi non mi serve. Okay. E ancora è possibile ricavare il rapporto critico per le pressioni, quindi P star sulla pressione di ristagno, che è 2 diviso K più 1 elevato a K diviso K meno 1, e il rapporto critico per la densità rho star sul rho di ristagno è uguale a 2 diviso K più 1 elevato a 1 K meno 1. Il risultato interessante è che questi rapporti critici vengono espressi quindi solamente in funzione di quello che è il rapporto fra i calori specifici. Ovviamente, ragazzi, non mi stancherò di dirvelo, questo risultato è rigoroso solamente per i gas perfetti. Il risultato che abbiamo ottenuto è un risultato valido solamente per i gas perfetti, anzi per il modulo isentropico di un gas perfetto. Per il modulo isentropico di un gas perfetto siamo in grado di esprimere questi rapporti critici, cioè il rapporto fra le grandezze allo stato critico, cioè quello corrispondente al numero di Mach pari a 1, e le grandezze di ristagno, e scopriamo che questo rapporto, questi rapporti vengono espressi in funzione del solo valore K, rapporto fra i calori specifici a pressione e volume costante. Possiamo quindi calcolare questi rapporti critici. Per esempio, sappiamo che per un vapore surriscaldato K è uguale a 1.3, per i prodotti della combustione K in genere è uguale a 1.33, per l'aria K viene assunto pari a 1.4, ovviamente mi sto riferendo sempre all'ipotesi iniziale, quello di processo isentropico, quindi questo 1.4 vale per il processo adiabatico per l'acqua, no? Gas monoatomici hanno K pari a 1.667. Ok? Quindi questi rapporti critici noi poi ce li possiamo andare a calcolare. Per esempio, giusto per fare un esempio, per un vapore surriscaldato con una K quindi pari a 1.3, il rapporto critico della temperatura su T è pari a 2 diviso 1.3 più 1
cioè è pari a 2 diviso 2.3, è uguale all'incirca a quanto sarà 2 diviso 2.3 circa 0.8. E ovviamente potete fare le stesse valutazioni per le altre grandezze. Vi faccio notare che per il testo trovate già calcolati per differenti condizioni di K, ma tanto comunque il K è relativamente agevole, questi rapporti. Questi rapporti in generale sono sempre minori di 1, questo diciamo è un fatto importante, per cui in generale troviamo che queste grandezze allo stato critico sono in genere più piccole delle grandezze di distanza, hanno in genere valori minori di quelle che sono le grandezze di distanza. Ora a questo punto possiamo finalmente andare a studiare quello che è il moto in un ugello, e in particolare con l'introduzione di queste grandezze critiche faremo riferimento innanzitutto a quello che è un ugello convergente. Sappiamo che un ugello convergente è in grado di accelerare un fluido fino di fatto, teoricamente, al massimo fino a condizioni soliche. Allora, consideriamo il nostro ugello. E partiamo dall'idea che questo ugello imbocchi da un serbatoio nel quale abbiamo una certa pressione P serbatoio, una certa densità ρ serbatoio e una certa velocità V serbatoio uguale a 0. Okay? Partiamo quindi da questo fluido in condizioni quiete. Ora, se il mio fluido parte a condizioni quiete e il mio moto è isoentropico, noi sappiamo che le grandezze di stagno sono costanti in tutto il processo. Pertanto la pressione del serbatoio e la densità del serbatoio corrispondono ai valori di distagno. Questi valori corrispondono ai valori di distagno. Assumiamo un asse X, preso lungo il mio ugello, indichiamo con P1 la pressione all'uscita dell'ugello, mentre indicheremo con PC la pressione ambiente, la pressione del gas nell'ambiente in cui questo gas viene in qualche modo espulso. Questa pressione PC la indicheremo con il termine di contropressione, che questa chiameremo contropressione. Bene. È importante osservare come questa contropressione vada di fatto a comandare il funzionamento del nostro ugello. Anzi, vedremo che la portata scaricata dall'ugello, la portata effluente dall'ugello, il problema dell'ugello e quant'altro, sono funzioni di questa contropressione. In particolare, proviamo a rappresentare qua sotto. Quindi in funzione della distanza X,
quello che deve essere il valore della pressione nel nostro oggetto. Anzi, in particolare rappresentiamo il rapporto fra la pressione e la pressione di ristagno. Ok? È chiaro che nella sezione iniziale, il rapporto tra la pressione e la pressione di stagno è pari a 1 perché io parto dalle mie condizioni di stagno, cioè parto dal mio serbatoio. Ora, in funzione del valore che assume la contropressione all'uscita, posso avere differenti comportamenti, posso avere differenti variazioni della pressione lungo il mio sistema. Innanzitutto, se la contropressione fosse uguale alla pressione di ristagno, caso banale, no? Però va considerato, io troverei un andamento della pressione costante lungo il mio oggello. Ok? Perché il mio sistema parte con la pressione di stagno, arriva con la pressione di stagno, c'è la pressione di stagno in tutto il sistema. Ok? Questo è il primo punto. Rappresentiamo un altro punto importante in questo diagramma, che è il rapporto critico tra la pressione critica e la pressione di ristagno. Sappiamo che questo rapporto critico è un numero minore di 1 e fra l'altro siamo in grado di calcolarlo, no? Eccolo qua. Lo sappiamo calcolare il rapporto critico delle pressioni, sta qua. Dipende dal rapporto tra i calori specifici. Allora, se la mia contropressione è maggiore della pressione critica, è chiaro che la mia pressione lungo un gelo, questo è un gelo convergente, l'abbiamo visto prima, no? La mia pressione deve diminuire e quindi diminuirà questo rapporto da 1 fino al rapporto critico. È chiaro che questa diminuzione è tanto più forte quanto più la contropressione è piccola, diciamo così. Per cui arriveremo fino a una situazione, quella che indico con 3, di Pc uguale a P star. Ok? Quando la contropressione è proprio uguale alla pressione critica, alla pressione allo stato critico, ovviamente l'andamento, ecco, diciamo, ad osservare l'inizio, come quella che ho rappresentato qua. Ora, che cosa succede se la mia contropressione è minore della pressione critica? Una situazione come questa, Pc minore di P star, o addirittura una situazione che chiamano con 5 di Pc uguale a 0. Ok? Bene, se Pc è uguale a P star, se la contropressione è uguale alla pressione critica, vale a dire che nell'ultima sezione io riesco a raggiungere condizioni isotiche, no? Perché raggiungo lo stato critico, quindi raggiungo il numero di Mach uguale a 1. Una volta che, ecco, poiché nel caso 3 io raggiungo condizioni isotiche, quindi raggiungo il numero di Mach uguale a 1, la stessa cosa io ce l'ho anche nel caso 4 e anche nel caso 5. Vale a dire che questo è un oggetto convergente, ragazzi, noi oltre il Mach 1 non ci possiamo andare. Quindi ho la pressione, ho la contropressione P star, o la contropressione è minore di P star, io sempre Mach 1 raggiungo là e non oltre. Quindi diciamo che l'andamento della pressione è sempre come quello che ho rappresentato al caso 3. Avrò poi una caduta di pressione immediatamente esco nell'ambiente esterno, ma in ogni caso o la contropressione è P star, la pressione critica, o la contropressione è minore di P star, io sempre lo stato critico raggiungo. Ok? Quindi segniamoci da parte questo risultato: se la contropressione è minore o uguale
della pressione critica, l'ugello accelera fino a Mach 1, cioè accelera fino a condizioni soniche, altrimenti no. Se la condizione è che la contropressione è maggiore della pressione critica, allora l'ugello non riesce ad accelerare fino a condizioni soniche. Ok? Quindi il numero di Mach in uscita sarà minore di 1. C'è chiaro questo discorso? Allora, abbiamo quindi che nel caso del moto isentropico in ugello convergente, il moto appare comandato dalla contropressione. In particolare, se la mia contropressione e la pressione critica o minore, allora in uscita raggiungo le condizioni soniche, numero di Mach uguale a 1, velocità massima. Altrimenti non raggiungo le condizioni soniche, altrimenti il mio moto resta tutto subsonico, esce subsonico a numero di Mach minore di 1. Diventa interessante a questo punto calcolare quella che è la portata massica e quindi può scaricare il mio ugello. La portata massica QM è uguale ovviamente alla densità per la sezione per la velocità, che è uguale alla densità per la pressione per la velocità. Ora calcoliamo questa portata massima, visto che sto parlando di un moto permanente, lo posso fare in qualsiasi sezione. Calcoliamo questa portata massima con riferimento alla sezione di sbocco. Ok? Faccio riferimento alla sezione di sbocco del mio ugello. Allora, questo è un gas perfetto, essendo un gas perfetto, vale sempre l'equazione di stato dei gas perfetti, più uguale a rho per r per t, che mi consente quindi di esprimere la densità come la pressione diviso rt. Quindi al posto della densità scrivo la pressione diviso rt. Questa sarà l'ultima sezione, la sezione di sbocco del mio ugello. Al posto della velocità, consentitemi di scrivere numero di Mach moltiplicato la celerità. Ok? Scrivo numero di Mach moltiplicato la celerità. Ora, la celerità ovviamente è quella di un gas perfetto, e quindi ho P diviso RT per A per il numero di Mach per la radice di KRT, che mi porta quindi a scrivere che questo è uguale a la pressione moltiplicato a moltiplicato la radice di K diviso RT moltiplicato il numero di Mach. Ok? Questa è la portata massica scaricata dal mio ugello. Ora, andando a introdurre dentro questa relazione quelli che sono i rapporti critici, quelli che abbiamo valutato prima, ce li abbiamo ancora sopra, possiamo andare a esprimere questa portata massica. Sostituendo che la portata massica è uguale a A moltiplicato il numero di Mach moltiplicata la pressione di stagno moltiplicato la radice di K
diviso R sulla temperatura di stagno, diviso 1 più, diviso 1 più K meno 1, matta al quadrato mezzi, il tutto elevato a un esponente che è K più 1 diviso 2K meno 1. Nel quale sono andato a introdurre quelli che sono i rapporti di Lipschitz. Questa relazione che ho quindi ricavato, mi dice che la portata scaricata da un gelo può essere da un gelo convergente, può essere calcolata in funzione di quelli che sono i rapporti critici, può essere calcolata in funzione di quelli che sono i rapporti critici, e dipende quindi dalle grandezze di stagno, quindi dalle condizioni che ho nel serbatoio a mondo del sistema, dal numero di Mach e dal rapporto tra i calori specifici. Il massimo di questa portata massica scaricata si consegue per Mach uguale a 1, ovviamente, per cui la portata massica scaricata, detto a star l'area che ho allo sbocco, è a star che moltiplica la pressione di sigma, che moltiplica la radice di K su R temperatura di stagno, che moltiplica la quantità 2 diviso K più 1 elevato a K più 1 diviso 2 K più 1. Questa condizione di portata massima io ce l'ho quando attingo il numero di Mach pari ad 1, cioè ce l'ho sostanzialmente quando la contropressione risulta minore o uguale della pressione critica. Pertanto posso andare anche a rappresentarmi un diagramma nel quale vado a scrivere quella che è la portata massica in funzione del rapporto fra la contropressione e la pressione di stagno. In questo diagramma io avrò alcuni punti importanti, che sono il punto A1 e il punto A di star su PT, cioè il rapporto critico. Ok? Bene, fin tanto che Allora, fin tanto che la pressione risulta minore o uguale alla pressione critica, in uscita io ho il numero di Mach pari ad 1 e quindi ho il mio ugello, la portata scaricata al mio ugello è pari alla portata massima, quella che ho calcolato là sotto. Quando poi la mia contropressione fosse più grande, ovviamente questo comporta una riduzione di quella che è la portata massima scaricabile al mio ugello, fino ad arrivare alla condizione, quella che ho indicato con 1, quando la contropressione è pari alla pressione di stagno. In quella situazione la portata scaricata all'ugello sarebbe nulla. Pertanto io mi trovo un andamento di questo tipo, e la portata massica col rapporto fra la contropressione e la pressione di stagno. Giusto per capirci, i punti che ho rappresentato là, quelle situazioni 1, 2, 3, 4 e 5, su questo diagramma corrispondono: questa è la situazione 1, questa è la situazione come la 2, quindi una portata massica scaricata inferiore alla massima, questa è la situazione 3, quella che mi consente di arrivare, e
poi due azioni 4 e 5, nelle quali la mia portata scaricata, la mia portata scaricata corrisponde al massimo. Capiamo quindi, questo discorso ci consente quindi di comprendere come nel caso del moto isotropico di un gelo convergente la portata scaricata sia funzione delle grandezze di stagno, quindi di quello che ho a monte, e del numero di Mach che conseguo in uscita, quindi della contropressione. Di fatto quindi, ragazzi, come era da aspettarselo, la portata scaricata dall'ugello da cosa dipende? Dipende da quelle che sono le caratteristiche che ho nel serbatoio, quindi dalla pressione che ho nel serbatoio, dalla pressione, temperatura e quant'altro che ho nel serbatoio, e dalla contropressione in uscita del mio sistema. In funzione di queste io posso calcolare la portata massica. In particolare questa portata massica è indipendente da quella che è la contropressione, fin tanto che la contropressione non arriva alla pressione critica, fin tanto che la contropressione è minore o uguale alla pressione critica. Quando questa contropressione dovesse essere maggiore della pressione critica, questo di fatto soffoca il mio ugello, fa sì che la portata massica uscente non possa essere quella massima, ma deve essere più piccola. Fin tanto che se in uscita dovesse, se la contropressione dovesse essere pari alla pressione di stagno, non riesco proprio a scaricare nulla, il mio ugello non riesce a scaricare nell'ambiente. Quindi questo mi consente in generale di comprendere il funzionamento di un ugello convergente, sistema che minaccia il mio fluido. Adesso sono in grado quantitativamente di calcolare come lo accede, sono in grado di calcolare quanto vale la portata massica scaricata. Abbiamo visto che questa portata massica scaricata è in funzione di quella che è la contropressione nell'ambiente circostante. Proviamo un attimo a sintetizzare brevemente quello che abbiamo detto oggi. Allora, la relazione di oggi abbiamo ricavato quella che è la relazione che ci fornisce l'espressione della celerità, quindi la velocità del suono, per un gas perfetto, che è il fluido al quale stiamo sostanzialmente facendo riferimento nei nostri ragionamenti. Abbiamo quindi espresso il numero di Mach, siamo quindi stati in grado di esprimere il numero di Mach. A questo punto, nel framework, nel riferimento di un moto isoentropico, quindi un moto che posso contemporaneamente adiabatico e reversibile, non ci sono scambi di calore significativi, non ci sono dissipazioni, ok? No scambi di calore, no dissipazioni, no scambi di calore con l'esterno, no dissipazioni. In questo framework abbiamo studiato quello che è il comportamento di una corrente sostanzialmente unidimensionale. Abbiamo ricavato la legge delle aree che ci permette di comprendere come pressione e velocità varino all'interno di condotti convergenti e divergenti. E in particolare abbiamo visto che sostanzialmente, per quanto concerne la velocità, se il moto è subsonico, allora in un convergente io ho accelerazione, in un divergente ho decelerazione. Per quanto riguarda il supersonico ho il comportamento esattamente contrario. Questa cosa, ve lo ripeto ancora una volta, ovviamente come si spiega? Si spiega il fatto che quello che la conservazione della massa espressa dal bilancio dal TG di conservazione della massa è la conservazione della quantità rho per A per B. Quindi in realtà nel caso di un moto supersonico, anche a fronte di un incremento di sezione, questo incremento di sezione e l'incremento di velocità è ancora possibile a fronte di una forte espansione del gas, cioè di una significativa riduzione di quella che è la densità, perché poi il prodotto rho per A per B che resta costante. Poi alla fine questa è la filosofia del discorso. Dalla legge delle aree siamo quindi andati a studiare quello che è il comportamento degli ugelli, perché abbiamo detto che questi ugelli sono gli strumenti attraverso i quali noi siamo in grado di accelerare un fluido. Abbiamo visto che se vogliamo accelerare un fluido, fin tanto che siamo in regime subsonico, quindi dobbiamo lavorare con un ugello convergente, se lo volessimo accelerare al supersonico avremmo bisogno di un ugello di Laval, un ugello convergente divergente. Per quanto riguarda l'ugello convergente abbiamo fatto alcune considerazioni. In particolare, innanzitutto,
ci siamo ricavati, abbiamo definito quello che è lo stato critico, cioè quello corrispondente al Mach 1, quello corrispondente a condizioni soniche, e abbiamo ricavato i nostri rapporti critici, cioè i rapporti fra le grandezze allo stato critico e le grandezze di stagno. A questo punto, tramite anche considerando questo, abbiamo studiato il comportamento di un gelo convergente in modo isentropico. In particolare abbiamo visto che il suo comportamento è funzione della pressione ambiente, quella che abbiamo chiamato contropressione. Abbiamo visto che si è arrivati a ricalcolare la portata massica scaricata e di esprimerla in funzione delle grandezze di ristagno e del rapporto fra i calori specifici e del numero di Mach. Abbiamo anche visto che il massimo di questa portata io ce l'ho quando la contropressione è minore o uguale alla pressione critica e quindi quando raggiungo condizioni soniche, nell'ultima sezione, la sezione di sbocco. Ovviamente il discorso nel momento nel quale allungassimo il nostro convergente è quello che ho accennato all'inizio. Che succede se allungo il convergente? Non succede assolutamente nulla. Non succede nulla perché succede semplicemente che sposto le condizioni soniche più avanti. Bevo il convergente, riesco ad arrivare solamente al di Mach 1. Ora, se mi permettete, è parzialmente paradossale questo risultato, che la lunghezza del convergente non influenza il risultato. Ok? Ma da dove viene questo risultato? Da dove viene questa cosa? Dipende dal fatto che io ho fatto l'ipotesi di isoentropicità. Cioè dipende dal fatto che, avendo immaginato che il mio oggetto era irreversibile, io ho trascurato la dissipazione. La lunghezza del mio convergente ovviamente influenza quelle che sono le dissipazioni, per cui poi di fatto nella realtà è chiaro che, ragionando con un gas reale che quindi ha delle resistenze al moto, ha delle dissipazioni, è chiaro che la lunghezza del convergente influenzerà la portata, e che anzi a questo punto più lungo lo faccio sul convergente, beh, avrò una riduzione di portata perché il convergente alla lunga dissipazione. Tuttavia, fin tanto che sto ragionando di queste applicazioni da livello generale, le lunghezze in gioco non sono di norma tali da influenzare in maniera significativa il risultato, e il risultato che arriva alla portata scaricata che abbiamo scritto alla lavagna è di norma, diciamo, assolutamente accettabile. Ok? Allora, noi ci vediamo giovedì per a questo punto affrontare invece il problema di gel convergenti divergenti. Quindi a questo punto siamo arrivati alle condizioni soniche, se non ci basta per andare in supersonico adesso dobbiamo mettere un divergente a valle di questo gel convergente. Per quanto riguarda il differimento relativo, visto che ne parlavo con qualcuno di voi prima, per quanto riguarda il differimento su questa parte, fate riferimento sempre al test di meccanica dei fluidi sul capitolo relativo al modo dei fluidi comprimibili. Fate attenzione perché il modo dei fluidi comprimibili è stato aggiunto solo nell'ultima edizione, ce n'è almeno una copia in biblioteca, quindi potete fare riferimento anche alla copia che sta in biblioteca sicuramente. E un'altra attenzione da tenere è che alcuni dei concetti che ho espresso, ma tanto lo trovate sul libro, li trovate nel capitolo sulle proprietà dei fluidi, in particolare quello sulla celerità, il calcolo di celerità lo trovate sul secondo capitolo, okay. Vabbè, ma tanto ci sono riferimenti, però io per quanto possibile sto cercando di attenermi, come vi dicevo, anche alla simbologia che ho usata sul testo per consentirvi una identificazione più semplice delle cose. Va bene, ci vediamo giù.